Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 54esimo episodio per la nostra serie di Horizon Zero Dawn. In questo video andremo ad affrontare la missione principale, la Città del Sole, di livello 12. Prima di cominciare vi voglio sottolineare una cosa che potrà sembrare banale ma che è estremamente importante. Avete visto la differenza comunque molto consistente di livello tra la nostra eroina, che per l'appunto livello 43, e il livello della missione di storia, che è del 12. Tutto questo, ragazzi, non significa che dovremmo prendere sotto gambo con leggerezza le prossime attività, nonostante di livello basso, perché in realtà il livello significa veramente molto poco in Horizon. Infatti, se ci avete fatto caso, le macchine e i nemici umani non hanno un livello sopra la testa per identificare le loro capacità o i loro parametri da intendere quanto danno fanno o quanto ne ricevono, oppure i punti vita che hanno. Quest'ultimi li riconosciamo giusto da un rettangolino rosso sulla testa, ma niente di più. Questo perché? Perché in realtà le caratteristiche dei nemici, quindi le loro facoltà, non cambiano mai nel corso della storia. Prendete per esempio il primissimo secodonte che incontriamo, avrà la stessa quantità di vita e farà le stesse cose dell'ultimo secodonte che potremo incontrare nelle attività più avanzate. In realtà la CPU da intendere come il nemico non cambia mai, bensì siamo noi che evolviamo in quanto giocatori esseri umani che conosciamo meglio il gioco e quindi sappiamo fare più cose, e in quanto personaggio su schermo, cioè Aloy, che nel corso dell'avventura e dei level up acquisisce più punti vita, più punti abilità per diversificare l'approccio ai combattimenti, quindi per offrirci più posizioni di vantaggio quando combattiamo, più situazioni agevoli, e poi soprattutto nell'equipaggiamento da intendere come armature ed armi, e ovviamente le bombine che potenziano gli effetti dell'uni o degli altri. Quindi mi raccomando, non prendete mai sotto gamba le missioni secondarie o di storia di Horizon, indipendentemente dal livello. Detto anche questo, finalmente partiamo con la missione principale. Vi vado a leggere la descrizione. Aloy si dirige a Meridiana alla ricerca di Olin, il rovistatore Oseram che l'ha conosciuto la sera prima della prova. In qualche modo gli assassini l'hanno vista tramite il focus di Olin. È un mistero che può risolvere solo trovandolo e costringendolo a parlare. Quindi, dalla mappa vediamo che grosso modo a nord di Meridiana, neanche troppo distante, abbiamo l'obiettivo che ci interessa, e qui un paio di falò piuttosto vicini. Superate queste due piccole sporgenze e inizia la vera e propria missione, quindi raccogliamo le scorte qui a sinistra che possono sempre far comodo e poi scendiamo e vediamo cosa succede. Questo che volete fare? Riportare queste antiche cose in vita? Il loro potere ci serve. Macchine demoniache che risiedono sottoterra. Ma è un incubo. Incubo, sì. Gli incubi peggiori dei nostri nemici diventano realtà. Sì, alzati! Io che volevo prenderlo da solo. Queste cose ci distruggeranno! Distruggeranno solo i nostri nemici e ci riporteranno le terre che abbiamo perso! Ah! Ah! Il focus non funziona più. Setacciate l'area! Potremmo avere ospiti! Hai fatto strada dalla cittadella, Aloy. Tu? Cosa hai fatto? Ho disattivato il loro focus, il che ti fa molto comodo, ma non so per quanto. Fossi in te, agirei in fretta. Chi sei? Dunque, abbiamo visto come dall'ultima scena animata, come per l'appunto siano stati risvegliati due macchine antiche. In questo caso, nella maniera specifica, già lo conosciamo, è il corruttore, quindi questa macchina grosso modo a forma di scorpione. Prima di iniziare il combattimento vi invito sempre ad esaminare quelle che sono le caratteristiche di una macchina che non vediamo da un bel po' e che in realtà non abbiamo affrontato granché.
vediamo che il corpo è vulnerabile al fuoco e che soprattutto, al di là delle parti che possono essere smontate con lacerazione, ha un nucleo termico che per la maggior parte del tempo rimane nascosto, ma che però emerge quando la macchina si surriscalda. Ovviamente colpendo quella parte che è più sensibile faremo ingenti danni. Quindi in sostanza un buon approccio potrebbe essere quello di dar fuoco alla macchina con le frecce incendiarie, aspettare che si surriscaldi per poi vedere uscire fuori questo cilindretto e sparargli con l'arco di precisione. Tutto ciò in realtà è una tattica di inizio gioco, quindi delle prime fasi del gioco. Ci vuole un po' di pazienza, bisogna essere molto bravi e abili a schivare gli attacchi di questa macchina per poi attendere il momento giusto per infliggergli più danno possibile. In realtà abbiamo degli equipaggiamenti talmente tanto performanti e talmente tanto buoni che potremmo anche tranquillamente scegliere di andarci di frecce congelanti e colpirlo a raffica, così come se fosse un colosso o un divoratuono. In realtà molto meno vita di queste altre due macchine, quindi muore molto in fretta. Per quanto riguarda il resto, basterà fare concentrazione, colpo in testa e uccidere tutti i vari nemici sparpagliati per la mappa. Possiamo sempre cominciare da quelli in posizione più elevata, per poi concentrarci su quelli sul fondo della valle. Affrontarvi non sarà un problema. Avete visto come in un attimo con il congelamento la macchina sia stata immediatamente distrutta. Volendo possiamo anche ovviamente preferire un approccio un pochettino diverso e tentare con le frecce incendiarie se preferite, se vi trovate maggiormente a vostro agio. Un'altra cosa buona da dire, credo di non sbagliare a meno che non sia stato un piccolo bug, è che eliminando in realtà i nemici senza farsi vedere, quindi senza allarmare in maniera particolare nessuno, appare soltanto un corruttore, non due, perché l'altro non c'è. Non ho più spazio. Quindi fatto anche questo ci possiamo dedicare ad una piccola raccolta, anche se vi servono eventualmente dei materiali per l'appunto della macchina appena distrutta, così come di alcuni nemici. Ecco il secondo corruttore, non so chi lo abbia eliminato, ma va benissimo che sia andato anche così. E poi finalmente andiamo a parlare con Olin. Abbiamo veramente tantissime cose da chiedergli, estremamente importanti per il conseguimento della storia, per cui adesso ci prendiamo 5 minuti e scambiamo un bel po' di chiacchiere con questa facciona da schiaffi. Lo giuro, ti dirò tutto quanto. So che lo farai. Gli assassini. Gli assassini che mi hanno assalito. Chi sono? L'Eclissi, una specie di guerrieri sacri. Ho un culto dei Cargia delle Ombre. Cargia delle Ombre. Non assomigliano a nessun Cargia che conosca. Non venerano il sole, adorano una sorta di demone. Le loro superstizioni non mi interessano. Oh, non è una superstizione. Il demone è reale, ha un nome, una voce terribile, e loro eseguono il suo volere. Il demone? Hai detto che il demone che l'Eclissi venera ha un nome. Ade, lo chiamano così. Ade, e tu l'hai sentito parlare? Lo giuro sulla mia anima, sì. Solo una volta, quando ti ha visto. Quella voce.
Uno stridore freddo e terribile che ti graffia le ossa e scava le budella. Un suono metallico, ma nulla che si possa trovare sottoterra o in una fucina. E cosa ti ha detto? Minaccia di sistema rilevata. Solo quattro parole, ma con la voce del demonio. L'eclissi. Che cercano questi cultisti dell'eclissi oltre a me? Non l'hanno mai detto, ma data la guerra civile dei Karja, vorranno rovesciare il Re Sole Avad e riprendersi Meridiana. E io cosa c'entro in questo? Non lo so. Quando hanno attaccato la prova, un uomo mi ha afferrato. Forte, dallo sguardo gelido. Elis. E chi è? Il terrore del sole. Noi Oseram lo chiamavamo collezionista di corpi quando era il campione del Re Sole Folle. Magari fosse morto col suo re. Invece ora guida l'eclissi. Credimi, è l'uomo più pericoloso che esista. Perché sei stato reclutato? Come ha fatto l'eclissi a reclutarti? So che hanno preso la tua famiglia. Perché proprio te? Ero un rovistatore. Cercavo imposti dimenticati ed ero bravo. Immagino sapessero che gli sarei stato utile. Stavo scavando vicino a fine del creatore. Sono riemerso ed erano lì. Ho riso quando ho visto il sacerdote. Ma poi mi ha mostrato l'incentivo di Elis. Qualcosa è cambiato. Ho smesso di ridere. Mi hanno dato un focus per controllarmi. Ho eseguito gli ordini. Avevi accesso a Meridiana. Perché non usarti per arrivare ad Avad? Ho le mani troppo sporche per un'udienza con l'unico vero Re Sole. Ma qualsiasi cosa Erso e Erend mi dicessero, l'Eclissi ascoltava tramite il mio focus. Ecco perché non ho potuto avvisarti. Se l'avessi fatto, la mia famiglia sarebbe morta. Perché le macchine antiche? Perché l'Eclissi riesuma macchine antiche? E come le fa funzionare? Credevo che le volessero per le parti, ma le hanno riportate in vita. Hanno inserito una specie di dispositivo nelle carcasse così che Ade potesse sussurrare ed evocarli dalla tomba. Ho già affrontato quel tipo di macchina. Ce ne sono altre? Sì, quelle che hai affrontato oggi si chiamano corruttori, ma ce ne sono altre, più grandi e piene zeppe di armi antiche. Quelle sono gli sterminatori. Le avevo viste soltanto sepolte nel terreno, ma dopo oggi tutto è possibile. A me sembra che stiano creando un esercito. Se così fosse, il mondo finirebbe. E sarebbe anche colpa mia. La donna misteriosa. L'Eclissi doveva uccidermi perché somiglio a un'altra donna. Forse ha il doppio dei miei anni, capelli corti. Chi è? Non so, il mio focus ha trovato la sua immagine nelle rovine di fine del creatore. Forse puoi trovarla lì. Hai trovato la sua immagine? Come? C'era una porta, e dietro a essa un antico dispositivo che conteneva l'immagine. Il focus ha registrato la posizione. Sembrate identiche. È tua madre? Sono io che faccio le domande. È ora di giudicarti. Basta così. È ora di farla finita. Prendi pure la mia vita. Ma se hai un po' di pietà, libera la mia famiglia. Ti prego. Dove l'hanno portata? Il mio focus ha registrato la posizione. Ci sono sempre delle guardie. Ma non saranno un problema per te. Diciamo che in sostanza per tutte le malefatte svolte da Olin, in realtà questo personaggio non meriterebbe poi tanto il nostro perdono. Però è anche vero che tutto ciò che ha fatto l'ha fatto per mantenere in vita la propria famiglia, che era stata rapita dai Karja delle Ombre e quindi lui ricattato. Per cui oggi siamo buoni e mettiamo redimiti. Ci vorranno parecchie buone. Anche perché in questo modo riusciremo a sbloccare una missione secondaria in cui lo potremo anche coinvolgere. Sì. Quindi vi invito comunque sia a scegliere ciò che preferite alla fin fine. Una migliore di questa. Allora sarò in debito con te per il resto della vita. Raggiungi il luogo dove la tua famiglia è prigioniera e aspettami. Le prime vite che salverai saranno le loro. Non ho meritato questa pietà, ma morirei pur di darle valore. Ti aspetterò là. Missione principale, la città del sole completata. Quindi ci prendiamo i promessi 6.000 punti esperienza e il punto abilità. E in più abbiamo anche sbloccato con la nostra scelta, oltre alla missione principale, fine del creatore, anche una nuova commissione che si chiama Le colpe dei padri.
Quindi, detto questo ragazzi, non mi resta altro dirvi che anche l'episodio 54 della nostra serie di Horizon Zero Dawn si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e spero di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!